Oggi realizziamo insieme un sottobicchiere natalizio. Benvenuti nel canale di Design e Creations e bentornati per coloro che conoscono già il canale. Oggi realizzeremo insieme un sottobicchiere natalizio, ma più che natalizio insegneremo il metodo per creare qualsiasi sottobicchiere ci piaccia realizzare con altre stoffe che non siano per forza natalizie. Tutti e quattro quadrati che andiamo a creare sono tutti della stessa misura, quindi 14 cm per 14 cm. Dobbiamo semplicemente andare ad assemblare i colori, quindi saranno due quadrati dello stesso colore, un quadrato diverso e un altro che andrà messo al centro. Io ho scelto di utilizzare una stoffa a quadratini rossa, una a righe rosse e delle stelline e dei cerchietti. Perché ne ho realizzati due. Poi abbiamo bisogno di un bicchiere per prendere la forma e abbiamo bisogno infine della penna per ricalcare il nostro lavoro e ovviamente poi delle forbici e degli spilli. Per prima cosa ritagliamo la nostra stoffa nella misura di 14 cm per 14 cm tutti i pezzi e poi prendiamo la parte che noi andiamo a risvoltare all'interno. E sulla parte del rovescio facciamo con un bicchiere la forma del cerchio. Adesso dobbiamo appoggiare la stoffa dove abbiamo contornato il cerchio del bicchiere sul diritto di un'altra stoffa, quella che utilizzeremo per la parte superiore. Quindi diritto contro diritto, blocchiamo tutto con degli spilli e passiamo a macchina. Dobbiamo cucire a macchina in questa fase soltanto la parte del cerchio. Dopo aver cucito tutto il contorno del nostro cerchio, andiamo a fare un ritaglio all'interno del cerchio a 1 cm dal bordo. Dopo aver fatto dei taglietti all'interno del cerchietto, facendo attenzione alla parte della cucitura, andiamo a togliere gli spilli e risvoltiamo il nostro progetto. Una volta che abbiamo risvoltato il nostro lavoro, andiamo a prendere il tessuto di stoffa che utilizzeremo per l'esterno e mettiamo il diritto contro il diritto, blocchiamo tutto con degli spilli e cuciamo tutti i quattro bordi. Ecco come si presenta il nostro progetto. Adesso non dobbiamo fare altro che andare a fare la nostra rifinitura e a fare un piccolo taglietto ai quattro angoli. Facciamo sempre bene attenzione a non andare sulla parte della cucitura. Adesso andiamo a risvoltare il nostro progetto dalla parte del cerchio che abbiamo creato, andiamo a stendere bene tutto quanto e facciamo uscire bene gli angoli, dopodiché andiamo a prendere il quadrato di stoffa da inserire al suo interno, lo blocchiamo con degli spilli e procediamo con la cucitura sia ai quattro lati sia tutto il contorno del cerchio. Il nostro lavoro è terminato in meno di 15 minuti. Vi ricordo di fare sempre la cucitura per questo progetto a bordo piedino, sia per quanto riguarda la parte centrale che il bordo laterale. Questo è un metodo facile e veloce per poter realizzare il sottobicchiere o un sottotazza, ovviamente non per forza natalizio. Spero che il video ti sia stato utile, se sì, metti un bel like e condividi il video tutorial. E se non sei ancora iscritta, ti invito a iscriverti al canale di Design e Creations, così da non perderti i prossimi video.